Ciao a tutti cari amici, quest'oggi voglio parlarvi della colonna vertebrale e della scoliosi in una chiave psicosomatica. La colonna vertebrale è il sostegno del nostro corpo ed è il sostegno anche degli aspetti psicoemotivi che riguardano il nostro quotidiano. Le convinzioni, le credenze più radicate, più profonde, rischiano di turbare l'attività della colonna vertebrale. Rischiano di disequilibrare il suo assetto e di predisporre questa importante parte del nostro organismo a disequilibri che inizialmente possono essere dei semplici fastidi, per passare ad alcuni dolori e giungere poi a protrusioni ed ernie anche molto importanti. Ogni qualvolta una nostra convinzione, una nostra credenza molto radicata viene messa in discussione dai fatti della vita, rimaniamo turbati fortemente da questo, a tal punto da andare ad incidere sulle vertebre e su tutto il sistema della colonna vertebrale, destabilizzando questo sistema e predisponendolo, come dicevo poc'anzi, a una serie di disturbi talvolta anche invalidanti. La colonna vertebrale ci permette dei movimenti molto importanti con la sua flessibilità e con la sua stabilità ci garantisce di essere nel quotidiano utili a noi stessi e a tutte le persone che andremo ad incontrare. Ciò che però può fare la differenza sono proprio quelle situazioni molto profonde, radicate, spesso inconsce, che possono andare a disequilibrare un sistema a dir poco fondamentale per ognuno di noi. Non solo le posture, i traumi o gli incidenti possono turbare l'attività della colonna vertebrale, ma vi possono essere delle forti predisposizioni causa appunto atteggiamenti particolarmente rigidi che ognuno di noi può mantenere attraverso le convinzioni molto molto radicate che hanno fatto parte o che fanno parte del nostro presente e della nostra vita. La colonna vertebrale viene divisa anatomicamente in una serie di tratti ed ognuno di loro ha delle caratteristiche importanti secondo la metamedicina e il tratto cervicale, quindi il primo tratto appena sotto la nostra nuca, è prettamente così adibito a quelle che sono le decisioni e le scelte, ovvero un rimuginio importante, ossessivo, un pensiero che continua ad andare talvolta anche di notte in merito a decisioni fondamentali da prendere per la nostra vita oppure delle scelte da fare se tutto ciò permane per un tempo lungo o se comunque ci ha destabilizzato a livello psico-emotivo. Può turbare sovraccaricando tutto il sistema del cingolo scapolare e in prima istanza tutto il sistema del tratto cervicale. La zona dorsale si riferisce con le sue 12 vertebre molto importanti, si riferisce alla affettività, al sostegno. È un punto di tramite particolarmente importante tra il tratto cervicale e quello lombare e l'affettività, tutte le volte che viene così messa in discussione, tutte le volte che viene vissuta anche in maniera particolarmente eccessiva a livello passionale, può limitare il sostegno che il tratto dorsale dà a tutto il sistema della colonna vertebrale. La zona lombare che solitamente insieme al tratto cervicale è quella un po' più colpita da traumi di varia natura a livello articolare e scheletrico e muscolare, si riferisce agli aspetti materiali, alla parte delle proprietà, case o altri possedimenti di vario tipo, oppure all'aspetto economico. Tutto ciò, se non è in un periodo particolare della nostra esistenza vissuto in maniera equilibrata e armoniosa, può realmente creare dei disturbi in questa zona, favorendo anche traumi pregressi nel spuntare nuovamente in una forma di dolore o di scarsa mobilità. Un altro aspetto importante è quello
sempre riferito alla zona lombare, che riguarda l'impotenza verso i fatti. Tutte le volte che ci rendiamo conto di aver fatto ciò che era nelle nostre possibilità, ma oltre non possiamo fare perché il resto dipende da qualcun altro o da qualcos'altro, questo a livello percettivo potrebbe disequilibrare ulteriormente il tratto lombare. E questo accade frequentemente nei rapporti familiari. La parte inferiore del tratto lombare, la zona tra L4, L5, L5 e anche l'inizio del sacro, è spesso oggetto di protrusioni ed ernie anche molto importanti. Non a caso sono delle vertebre che vanno a riferirsi in maniera importante anche al rapporto, diciamo così, degli aspetti materiali da condividere e da gestire insieme ai familiari. La zona del sacro si riferisce alla coppia, si riferisce alla sessualità. In tutte quelle occasioni dove la coppia e la sessualità non sono in equilibrio, andiamo a predisporre questa parte che è il sacro a dei disequilibri talvolta anche molto molto dolorosi. È opportuno non vivere la sessualità con degli eccessi o dei difetti, con delle mancanze importanti o come un'ossessione, né tantomeno il rapporto di coppia. La giusta leggerezza, la giusta parte di gioco e di piacere non deve mai sfociare in disequilibri importanti, perché il sacro cosiddetto potrebbe risentirne in una forma decisamente importante. Il coccige va a riferirsi ai bisogni primari, alla sopravvivenza, e in molte epoche storiche una buona quantità di persone può ritrovarsi nella difficoltà di mantenere la sussistenza propria della propria famiglia, e la mancanza di quelli che sono i bisogni primari per l'essere umano potrebbe venire messa in forte discussione. È importante percepire questi momenti come comunque utili a noi per poter avere lo stimolo e la determinazione e il coraggio di riemergere. Se dovessero perdurare nel tempo, questo minerebbe un po' l'equilibrio del tratto coccigeo, destabilizzando e favorendo anche i disturbi negli altri tratti. È decisamente importante amare la nostra colonna vertebrale, ma per fare questo è fondamentale amare la nostra vita. Nessuno di noi è esente, anche se saltuariamente, da qualche disturbo o disequilibrio alla colonna vertebrale, e in tutti quei casi è opportuno soffermarsi ad ascoltare il nostro corpo, ma soprattutto è opportuno ascoltare il messaggio che ci arriva da quel disequilibrio, perché la colonna vertebrale ci aiuta in tutti i movimenti che ci servono nel quotidiano, ci sostiene, ma non ultimo ci permette di sostenere la nostra esistenza, e tutti gli aspetti psico-emotivi e anche organici riguardano anche la colonna vertebrale. Un pensiero, uno stato emozionale che perdurano da molto tempo non escludono di poter incidere sulla funzionalità e su questo sostegno primario che è la nostra colonna vertebrale. Un aspetto che purtroppo ha colpito e colpisce regolarmente molte persone è quello della scoliosi, e riguarda buona parte del tratto, buona parte della colonna vertebrale. La zona maggiormente colpita dalla scoliosi è tendenzialmente quella dorso-lombare, più raramente il tratto cervicale. Questa deviazione laterale della colonna vertebrale risulta essere permanente e si sviluppa nei primi anni della nostra vita e termina solitamente nel periodo della pubertà. La scoliosi, secondo la metamedicina, ha una motivazione a mio avviso bellissima e
particolari. La colonna vertebrale cresce regolarmente in maniera importantissima durante i primi anni di vita e ad un certo punto, prima appunto della pubertà, il bambino si trova nella condizione di vedere il mondo esterno con i propri occhi, con la propria esperienza e anche con la propria percezione dei fatti. E tutte le volte che legge disaccordo tra quelli che fanno parte del suo mondo esterno e soprattutto tra il mondo maschile e quello femminile, rimane destabilizzato, rimane disequilibrato a livello di avrà ragione uno, avrà ragione l'altro. E che cosa fa il corpo? Da un lato intelligentemente, dall'altro vuole inviarci un messaggio molto importante. Blocca la parte delle spalle, cioè l'asse delle spalle che è riferita all'azione, è riferita al padre, e blocca l'asse delle anche che è riferita alla relazione e alla madre, perché non trova agli occhi del bambino, al suo cervello, al suo pensiero e al suo cuore una spiegazione e quindi ferma la parte dell'azione, quindi del padre e della relazione della madre, proprio su questi due assi fondamentali che sono le spalle e le anche, quindi il bacino. A questo punto però la colonna vertebrale che rappresenta la vita cresce insieme alla vita e trova questi due assi, spalle e anche, fermi, mantengono lo stesso spazio fino alla pubertà. Ma la colonna vertebrale cresce in questo spazio e non può crescere in una forma, diciamo così, eretta. Cresce in base allo spazio che trova e andrà, pur di crescere, a deformarsi, a volte in maniera importante, a volte in maniera anche decisamente ridotta, fortunatamente, ma comunque cresce ugualmente, ma in uno spazio che non varia fino al momento della pubertà. Questa deviazione rimane permanente, vi sono ovviamente molte tecniche che possono aiutare a vivere al meglio questo disequilibrio, ma il messaggio che ci giunge è che la vita, pur di procedere, pur di avere la propria massima espressione, in questo caso la colonna vertebrale, cresce comunque, la vita va avanti lo stesso e cerca di adattarsi alle condizioni che trova. E questa scoliosi ci insegna anche che il rapporto fra l'azione e la relazione, fra il maschile e il femminile, necessita non solo in quella fase, ma fino all'ultimo istante della nostra esistenza, di potersi manifestare con la massima accettazione, accoglienza, amore incondizionato. Ma soprattutto questo ci insegna che maschile e femminile hanno la necessità e il desiderio anche di coesistere, perché non possiamo dimenticarci che ognuno di noi è nato grazie all'unione di una cellula maschile ed una femminile. E questo rapporto tra Yin e Yang non può essere dimenticato, va sostenuto, amato e accolto in ogni sua sfaccettatura. Nell'augurarvi un buon rapporto tra azione e relazione, tra maschile e femminile, vi abbraccio e vi ringrazio per aver seguito questo mio video. Ciao e alla prossima!